Stadio Via del Mare, manca un'ora e mezzo all'inizio di Lecce-Atalanta e qui abbiamo un quadretto stupendo tra un tifoso dell'Atalanta e una famiglia, mezza famiglia leccese salentina. Allora, cominciamo dall'ospite, lei viene da? Bergamo. Da Bergamo, tifosissimo dell'Atalanta, sta qui nel settore dei leccesi però. No, settore ospiti, sto qua a aspettare il pullman dell'Atalanta per salutare Gasperini. Per salutare Gasperini, anche qualcosa che riguarda il mister, se sì, ho visto sì, bene. Vorrei però... A qualcosa che riguarda... No. Ah, ecco. No, qui si fa in amicizia questa cosa. Invece lei ha portato il figlio? Sì. Tifosi del Lecce da quanti anni? Tifosi del Lecce, lui simpatizza anche l'Atalanta. Ah, simpatizza per l'Atalanta, però vedo che insomma è chiaramente tifoso del Lecce. Senta, oggi come finisce questa partita? 2-1 per il Lecce. 2-1 per il Lecce. L'Atalanta però se vince va in Champions, sì, no? L'Atalanta è grande squadra, proviamo a fare di tutto per... almeno per una bella partita. Per una bella partita. Senta, l'Atalanta se vince oggi è in Champions, non matematicamente. Sì, matematicamente, speriamo. Come avete fatto a fare questa stagione clamorosa con due finali, una di Coppa Italia e poi mercoledì si gioca la partita più importante della storia dell'Atalanta? Sì, è tutto merito di Gasperini. Gasperini è un grande allenatore, di quello che si dice che è antipatico, che non è portato per le grandi squadre, dico solo una cosa. Nella grande squadra dell'Inter ha fatto 4 giornate e l'hanno cacciato. Sì. All'Atalanta le prime 5 giornate Gasperini le ha perse. Certo. Alla sesta contro il Napoli in casa loro ha messo tutti i giovani, certo. L'ha vinta e da lì non si è più fermato. Certo. Io auguro anche a Lecce, perché sono un simpatizzante del Lecce, ah, di lei arrivare in Europa. Lei è un simpatizzante del Lecce, sì, è bellissimo. Perché avevo fatto il militare a Lecce. Ha fatto il ecco, e vengo ecco. Tuttora in vacanza dai miei amici a Otranto, gli Oleandri, vi saluto. Vi saluto. Ha fatto il militare a Lecce. Massimo e Betti, sì. Bellissima questa storia. Sì. Va bene, allora complimenti a Lecce che si è salvato e complimenti all'Atalanta e un grande bene. In bocca al lupo per la finale, no? Per poi la finale. Anche se arriveremo secondi anche lì, con il Bayern. Importante esserci stati come in Coppa Italia. Grazie. A tutti buona partita, eh? Grazie. Allora, qui siamo fuori dallo stadio, manca un'ora e mezza all'inizio della partita. Qui vedete si aspetta l'arrivo del pullman del Lecce. Vedo una persona che conosco, ah, dovete fare le foto. Ecco qui. Tutti che fanno le foto. Giampaolo dei lesionati. Allora, Giampaolo, cosa si può dire di quello che ancora non si è detto di questa salvezza clamorosa? Giova, tu che l'hai seguita anche nella presentazione della squadra durante la stagione. Io credo che sia un risultato, Bruno, pazzesco. È diventato quasi normale, cioè noi leccesi siamo un pochino sofisticati, già abbiamo preso consapevolezza di questo risultato, già ci stiamo lamentando, ebbene non vinci muoce. Cerchiamo di essere felici di questo risultato pazzesco e crescere sempre più. Questo è l'obiettivo l'anno prossimo, di essere una realtà consolidata in Serie A. Questo ecco, l'obiettivo è consolidarsi, diventare quello che è l'Atalanta oggi, perché no? Hai detto giustamente. Polonia, l'Atalanta, quello che è il Sassuolo per 10 anni. Certo, senti, per concludere, tu riesci con i tuoi collaboratori a metterci sempre quel quid di comico di hai fatto giorni fa un'altra hai inciso, no, con chitarra un'altra canzone bellissima, molto molto divertente ed esilarante, ma te le studi di notte, come fai a trovare, diciamo, la, così la testata de Dios, diciamo, che sì. Nasce da un colloquio, un incontro per un caffè con Saviero, ci siamo incrociati in un bar, sì. E mi disse: chissà che questa non possa essere la testata de Dios. Mamma mia. A distanza di tempo è stata la testata de Dios, ecco perché così è nata questa canzoncina. Sentitela, bellissima, la trovate dappertutto sui canali. Forza Lecce, sui canali. Forza Lecce. Ciao Giampaolo, ciao. E abbiamo ritrovato il tifoso rinascimentale, la bicicletta però questa volta non... Sì, è parcheggiata di là. Sta di là. Però mi scusi, lei per essere rinascimentale dovrebbe venire col cavallo, non con la bicicletta. Vabbè, rinascimentale voluto. Voluto. Siamo sempre più rinascimentali noi. Certo, senta, io sono... Siamo tutti qui ammirati a vedere la sua miss. Sta arrivando in Lecce, eh? Viva Lecce! Forza Lecce! Dai, fatti vedere, Sta arrivando in Lecce, adesso che arriva in Lecce... Si metta davanti, sì. Attenzione. Ecco l'arrivo del pullman, un'ora e 20 prima dell'inizio.
il pullman del Lecce. Dai, ecco Lecce! Qui tifoso. Rebecca, andiamo, vediamo se... E lei viene da Gaia? No, da Struda. Struda, Struda. Adesso faccio le, come devo dire, oltre l'ulciao oggi, perché è conclusa la stagione. Ho portato fortuna quest'anno, quindi per me è andata benissimo. Forza Lecce sempre. Oltre alle scarpe e alle pantofole meravigliose, vedo anche la barba bicolore. Sì, sì, sempre. I colori sono nel cuore e dobbiamo pure metterli fuori per farli vedere dalla gente. Grazie. Grazie. Buona a te. Partita. Grazie a voi. Sì.